sono ragazzi che vogliono sentirsi parte integrante di un sistema sociale, quale è Palermo, quinta città d'Italia, che li lascia a sé stanti, li lascia in un posto dove la crescita è a zero praticamente. Quindi i ragazzi che vogliono sentirsi parte integrante, ripeto, ed essere accettati, devono avere il coraggio di uscire fuori da quel contesto sociale dove sono nate e cresciute e dove magari metteranno a mondo i figli che saranno come loro. Dare la possibilità a questi ragazzi di far vedere che c'è fuori da queste mura, c'è dell'altro, che la vita non è fatta solo di vivere alla meno peggio, o della fuitina ancora a 15 anni, o di essere madre a 13 anni addirittura. Sono cose arcaiche che questi ragazzini, purtroppo, è il loro mondo. Ma se non c'è un qualcosa, un qualcuno, una istituzione che gli dà altri spazi, altre vedute. Pugilato come un organo che fa transitare questi ragazzi a farsi confrontare con realtà diverse, che tramite il pugilato avranno modo di uscire fuori da questo contesto sociale, confrontarsi con altri ragazzi, perché loro si sentono appunto di esistere, vogliono dire la loro, e spesso lo fanno in un modo sbagliato, perché il contesto sociale, che è quello che è, dove spesso produce soltanto il malaffare. Il punto di riferimento sono il bulletto dei bulletti, che chiaramente fa parlare di sé perché fa paura. Questi ragazzi hanno solo questi mezzi, fare paura per essere rispettati. Il rispetto invece, io quello che dico a loro, che insegno loro, il rispetto bisogna guadagnarselo giorno per giorno, mostrando quello che realmente una persona nel modo giusto fa vedere, il valore che ha, e non il terrore che incute, ma il valore della persona stessa, di quello che può dimostrare anche se non ha nemmeno la quinta elementare, perché spesso non hanno né un lavoro, né arte, né parte, non hanno niente, e quindi l'unico metodo che li può proiettare a una visibilità è farsi rispettare. Per loro significa incutere timore, fare paura, unirsi 4-5 ragazzotti, fare quello che tutti sappiamo, il bullismo gratuito per apparire. Io dico loro, non lo chiamo ring, lo chiamo un palco dove vengono i vostri amici. Volete dimostrare qualche cosa? Innanzitutto imparate il rispetto per gli altri, la disciplina. Se avete poi le palle, scusate l'espressione, le palle, avete un modo di dimostrarlo fra te e l'avversario. Attività di Leto è una scuola di vita per questi ragazzi. Un esempio di integrazione, perché vi sono anche ragazzi extracomunitari che lui segue, e quello che insegna è ben di più che non solo pugilato. Insegna regole di vita, il rispetto, come lui ha detto, e il rispetto verso se stessi e verso gli altri. Quando si parla di lavorare sul territorio per determinate tematiche, io penso che l'esempio di Leto sia veramente emblematico. Ed è grave che le istituzioni lo lascino praticamente solo. Lui fa questa attività, questa missione, perché per lui è una missione, perché non prende praticamente un soldo. Lo fa così, carico suo.